Siamo lodati Gesù e Maria. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Queste splendide parole di Gesù, che sono il centro e il cuore del Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua, sono state scelte anche come versetto dell'Alleluia del canto del Vangelo. Avremo certamente fatto caso a questo, e ci mettono immediatamente nella bellissima prospettiva e nei divini orizzonti che esse aprono. Gesù è la via. Seguire Lui, ossia imitarlo in tutto, agire secondo il suo santissimo esempio e ispirandosi in tutto ai suoi insegnamenti, ci dà la certezza che stiamo percorrendo la strada buona, stiamo facendo la cosa giusta, stiamo camminando verso un'autentica santità. Gesù è la verità. Ogni sua parola, ogni minima sillaba del Vangelo è luce certissima e fonte indefettibile di verità. Per cui è impossibile che un discepolo autentico di Gesù viva nel dubbio, nelle tenebre, nella non conoscenza. Perché come amava ripetere il grande santo e dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce, in Gesù il Padre ci ha detto e ci ha dato tutto. Non abbiamo altro da chiedere e Dio non c'ha altro da dire. E noi non dobbiamo fare altro che cercare di conoscere bene quel che Egli ha insegnato, farlo nostro, dargli fiducia e obbedienza assoluta e metterlo in pratica. Qui chiaramente nascono delle domande. Quanto bene conosco il Vangelo? Quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ha insegnato, quello che Gesù vuole. San Pietro diceva: siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Se uno mi chiedesse, come successe al diacono Filippo: senti un po', perché credi in Gesù? Fammi un attimo una piccola sintesi. Sono in grado io di dare questa informazione, questa conoscenza. Gesù infine è la vita, ossia la fonte vera, certa, autentica di ogni possibile gaudio, diletto e felicità. È vita infatti per la nostra anima, ma è vita anche per il nostro corpo, è vita del nostro cuore, soddisfazione dei più grandi e bei desideri, compimento pieno di ogni nostra aspirazione al bene e al bello, che in Lui si trovano sublimati e all'ennesimo livello. Ecco, se tutti ci chiedessimo nel profondo e nel segreto del nostro cuore, come sempre dobbiamo fare dinanzi alla parola di Dio, se e quanto crediamo senza il minimo dubbio che davvero Gesù è la via, attenzione, la, non una via tra le tante, è la via. È la verità, non una tra le tante verità. È la vita, ossia fuori di Lui o peggio contro di Lui, non si trova né sperimenta nient'altro che la morte. Se ci chiedessimo bene e nel profondo del cuore questo, avremmo già fatto la cosa più importante e fondamentale. Le parole che Gesù rivolge all'apostolo Tommaso, che gli dice: mostraci il Padre e ci basti, ma Tommaso, sono rivolte anche a noi. Non credi che io sono il Padre e il Padre è in me? Parole che ci fanno comprendere come mai dobbiamo dare per scontato, o possiamo dare per scontato, che ci crediamo davvero. Sentiamoci rivolgere a noi queste parole di Gesù. Non dimentichiamo che tutto il Vangelo di San Giovanni lo stavamo tanto bene approfondendo quest'anno, poi c'è stato il lockdown, ma in tutto il Vangelo di San Giovanni l'unico peccato per antonomasia è non credere in colui che il Padre
ha mandato. Per San Giovanni non esiste altro peccato, perché da questo peccato fontale discendono tutti gli altri. E l'opera di Dio, sempre secondo il Vangelo di San Giovanni, si riassume nel credere in colui che egli ha mandato. Giovanni 6,29. Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. Proprio in questo nel Vangelo di San Giovanni è assolutamente centrale. Nell'epistola che abbiamo ascoltato, la seconda lettura, San Pietro ci ricorda che proprio a causa della mancanza di tale fede il Signore Gesù fu rifiutato dagli uomini, non ci credevano che era il Figlio di Dio. Benché fosse stato scelto e accreditato dal Padre con segni e prodigi e con testimonianze esplicite del Padre, che parlò 3 volte del Figlio, acclarando la sua natura divina, scartare Gesù è errore fatale e madornale, perché Gesù non è un optional per l'uomo, cioè se c'è la vita è più bella, ma se non c'è va bene lo stesso. No, è la vera e propria pietra angolare, ci ricorda San Pietro, su cui costruire l'intero edificio dell'esistenza umana. Voi sapete che una casa senza pietra angolare crolla, non è un dettaglio o una rifinitura. Andare, quindi costruire una casa non su questa roccia, significa andare incontro al sicuro fallimento della nostra esistenza e al non senso della vita. E se onore va dato a chi crede senza aver veduto, onore a voi che credete, ci ricorda San Pietro, rimane purtroppo l'amara constatazione dello sfracellarsi contro questa pietra di tanti che hanno presunto o superbamente voluto fare a meno di nostro Signore Gesù Cristo, a cui inevitabilmente e inesorabilmente, presto o tardi nella vita, crolla, come si dice, il mondo addosso. Si ritrovano in un mare di disperazione e di guai. La Chiesa ha sempre ritenuto, concludiamo, che l'annuncio di Gesù come unico salvatore e della sua parola sanante e salvatrice sia assolutamente il primo dei suoi compiti, che viene davanti a tutto. La prima lettura che abbiamo ascoltato ne dà una testimonianza. Cosa era successo? C'erano tante cose da fare nella prima comunità cristiana, tra cui anche il doveroso e lodevole compito di occuparsi dei bisognosi. Tante volte vi ho raccontato che lo Stato ha imparato dalla Chiesa la previdenza sociale, il welfare, la cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali, d'accordo? Perché abbiamo sentito, fin dalle origini, sappiamo come funzionava: chi aveva beni vendeva, dava agli apostoli e gli apostoli provvedevano a chi fosse, a chi era privato del necessario. Questo facevano. Solo che curarsi dei poveri è un lavoro impegnativo. E gli apostoli sono trovati dinanzi a questa prospettiva. Che facciamo? Perché se stiamo, tutto non lo possiamo fare. Allora, noi che siamo gli apostoli, qual è il nostro compito primario? Servire i poveri o annunciare il Vangelo? Questo lo dice già gli Atti degli Apostoli. Evidentemente annunciare il Vangelo. Allora però dobbiamo fare in modo che qualcuno ci pensi. Così nacquero i diaconi. Quindi, prima lettura narra l'istituzione dei primi 7 diaconi, che appunto fu cosa che avvenne per sollevare gli apostoli dalle pur importantissime incombenze attinenti al servizio delle mense e alla cura dei poveri, così si chiamava, della prima comunità cristiana, perché potessero dedicarsi totalmente alla preghiera e al servizio della parola. Capite? Cosa cerchiamo noi da un pastore, dal papa, dal vescovo, dal parroco? Cosa deve essere principalmente? Un uomo di preghiera che annunzi la parola, certamente per quanto può personalmente e poi facendosi aiutare, è ovvio che si prenderà cura anche di tutte le situazioni di indigenza e di povertà, no? Ma queste sono secondarie rispetto al compito primario degli apostoli. Una chiesa che non prega o prega poco e non annuncia il Vangelo, cosa che compiono di tutti, con la vita prima e con la parola, e quindi scarseggia di santi e di entusiasmo evangelizzatore, guardate che perde la sua stessa ragione di essere, diventa una ollus al massimo,
come in qualche intervento di qualche tempo fa non mancò di far notare il Sommo Pontefice, dicendo: la Chiesa non è una onlus. Oggi sapete che la Chiesa è molto simpatica, e anche agli occhi dei non credenti o dei cosiddetti laici, quando fa del bene, si occupa di voi, però se poi su qualche cosa c'è da dire la verità del Vangelo comincia a diventare antipatica. Ma noi non dobbiamo avere paura di diventare antipatici, perché predicare il Vangelo è il primo nostro compito. La Chiesa, infatti, prima, ripeto, più di ogni altra cosa, esiste per indicare al mondo ciò che abbiamo ascoltato nel Vangelo, che Gesù è la via, la verità e la vita. Si è liberi di crederci o di non crederci, ma noi non annunziamo che Gesù è una via. Ci sono tante religioni, tra cui anche il cristianesimo. No, no. Non annunciamo che Gesù è una verità, ci sono tante verità, c'è anche la verità cristiana, scegli tu. No, noi annunciamo che Gesù è la verità. Noi non annunciamo che dice: sai, se vuoi trovare la felicità, fatti un giro, sappi però che anche Gesù ti offre un percorso di felicità. No, no, noi annunciamo che Gesù è la vita. Non può la Chiesa, evidentemente, e non deve imporlo a nessuno, perché Dio non vuole schiavi forzati tra i suoi figli, vuole persone che liberamente ci pensano e riconoscono questa bellissima cosa, che in Cristo il Padre ci ha detto e dato tutto. Ma non deve posporlo, questo annuncio, a nessuna cosa o attività, perché ha il grave dovere di annunciarlo e proporlo, non imporlo, ma proporlo a tutti, sì, rendendolo peraltro credibile, e qui siamo in causa tutti, con la testimonianza di un'autentica santità, perché se non siamo santi, al nostro annuncio non ci crede nessuno. Fuori di Gesù non c'è salvezza, non c'è verità, non c'è vita, e non ci sono vie alternative per l'accesso ad un'autentica conoscenza di Dio, di chi Dio è, di cosa vuole. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Le altre religioni, come sappiamo, hanno una conoscenza parziale, limitata e imperfetta di Dio e della verità. La pienezza, la perfezione e la completezza è possibile averla soltanto attraverso Gesù. Crediamoci e siamone ben convinti tutti, ecco, dall'ultimo dei battezzati fino a chi occupa i più alti gradi nella gerarchia cattolica, e facciamo in modo sempre, comunque e dovunque di darne credibile e autentica testimonianza. Maria Santissima, che San Giovanni Paolo II amava chiamare stella dell'evangelizzazione, della nuova evangelizzazione, ci aiuti a compiere con gioia questa nostra altissima funzione e soprattutto a crederci anzitutto e prima di tutto noi stessi. Siamo lodati Gesù e Maria.